appoggio la testa qua, rilassata, sentire solo un po' di rumore ma non dolore. Qua, ecco fatto, pancia sotto, hai avuto male? No. Ecco lì, fatto male? No. Lascia. Ecco fatto, rilassata, eccolo lì. Oggi è venuta a trovarmi Greta, che è venuta dopo che io ho già trattato suo fratello, che ha un problema molto simile, perché parliamo di due ernie lombari, giusto? Sì. E adesso poi vado io a individuare bene e capire come lavorare. E, parlami un po' un attimino, mi dicevi anche avevi del fastidio cervicale? Sì, soprattutto la mattina, però mi sveglio. A risveglio? Fa malissimo, mi gira anche un po' la testa. Ah, anche vertigini? Mm-hmm. Non ti capita però di avere episodi di nausea, vomito? No, però okay. Durante il giorno ne ho un po' di vertigini. Ok. Soprattutto perché lavoro davanti al computer. Tanto tempo? Vabbè, 8 ore al giorno. Hai capito. Vieni seduta? No, no, seduta. Così, bravissima. Ok. Morbida. Fai come se non ci fosse la telecamera. Tu parla con me. Ok. Lascia. Ok. No, qui sembra funzionare bene. Spingi su. Spingi. Ok. Spingi. Adesso metti il mignolo di quella mano dentro l'orecchio. Guarda il bottone. Spingi su. Ok. Vai. Aspetta che qua ti incastri là. Vai. Fai più fatica di qua, ci fai caso? Adesso non guardare il bottone, ma guarda dritta per dita su senza muovere la testa. Spingi su. No. Guarda a destra. No, su, dritta qua. Testa dritta, però guarda a destra, brava. Spingi su. Questo è molto meglio. Guarda giù. Spingi. No, il migliore è quando guardi di là, sei d'accordo con me? Sì. Proprio l'attivazione muscolare. Questo è un problema dell'orecchio interno. Guarda a destra con gli occhi. Ok. Adesso rimetti il mignolo lì dentro, guarda il bottone, la condizione nella quale il default è debole, spingi su. Ok, perfetto. Giù. Sentiamo prima qua la cervicale. Hai sentito qua? Fa male? Fammi capire. Morbida ti muovo io, non... Ok, è più in inclinazione. Appoggia la testa qua, rilassata. Sentire solo un po' di rumore, ma non dolore. Ok. Lascia morbida. Oh, meglio, eh? Rilassata, ti muovo io. Ok. Adesso. Aspetta. Vienimi sdraiata a pancia in aria. Prima di andare avanti volevo prendere un momento per ringraziare tutta la mia community di YouTube che state crescendo in tempi molto veloci e vi ringrazio molto per l'affetto, per la stima che mi dimostrate. Adesso naturalmente come sempre se vi piacciono i contenuti che sto condividendo fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate un like se avete piacere e mi raccomando non dimenticate di continuare a iscrivervi al canale. Buonanotte. Ok. Beh, tu sei in equilibrio in realtà perché le gambe sono pari. Adesso cerchiamo di mettere un po' di stimoli sul corpo per vedere se il corpo va in difesa. Tieni qua, spingi su verso il soffitto. Va bene, due dita. Spingi su. Ok. Giù. Spingi su. Spingi dentro le braccia, ok, piega le gambe,
Spingi. Ok, giù. Inspira e trattieni. Spingi. Butta fuori tutto. Quando hai finito, trattieni fuori. Non respirare più e spingi dentro. Questo va bene. Tesa. Tesa. Spingi su. Ok, testiamo un po' il cranio. Spingi. 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 Ok, cranio va bene. Allora, va, usiamo un po'. Tesa, spingi su. Ok, tocca il trapezio. E questa tocca l'altro. Il muscolo proprio, bravissima. Spingi su. Spingi. Fai fatica, eh? Spingi qua. Vedi, fa fatica, togli le mani, spingi, è la schiena, sì, spingi, però così spingi, così riesci di più, no? Ok, il problema quindi è meccanico, allora vai a pancia sotto, andiamo a vedere subito, anzi, prima di andare a pancia sotto, gamba giù, mani da me, sì, c'è un po' di differenza, senti che l'indice sinistro tocca più o meno a metà l'indice destro, quindi sbottonami solo il bottone, abbassa un po' la zip. Ok, devo andare a lavorare su questo muscolo qua, perdonami. Fastidio? No, morbida. Stai rilassata, ok? Non ti devo fare male, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è fartelo passare il male. Vai in vacanza? In Puglia? Ah. Parlavamo prima della Puglia, qui con Sono amica che Giacomo. c'è a casa, no? Sì, Gli dove? studi. Esatto. Ah, ad Ostuni, la città bianca. Conosco. Quindi se mi trasferisco lì per un paio di settimane. Lascia morbida, giro io, non mi aiutare tu. Lascia. Ok. Tu sei una persona che tende sempre ad avere il controllo delle cose, vero? Si vede. La tua fisiologia rispecchia la tua psicologia. Questo, se una persona sa osservare, se una persona, specialmente a livello clinico, sa mettere insieme i punti, su tutte le persone si riesce a fare. Perché la tua fisiologia rispecchia molto il tuo modo di voler avere il controllo sulla situazione. Mani qua su. Senti adesso gli indici? Assurdo. Identici, hai visto? Solo lavorando su un muscolo. Adesso vai a pancia sotto. Che andiamo a trovare ciò che ha mandato quel muscolo in disfunzione. Non è Covid, perché prima ho mangiato una mandorla e mi è andata di traverso. Morbida. Ok, allora stringi il sedere, lascia andare. Ok. Stiamo al sacro. È un po' di sacro anteriore. Ok, si accorcia a sinistra. Questa è la valutazione, la sto facendo con i test del metodo Activator. Ok, questo è lo strumento, l'Activator. Tanti, per ignoranza più che altro, pensano solo che sia una cosa per sparare così a vanvera. Invece no, c'è una valutazione con dei test molto precisi, messa a punto dal dottor Alan Fuhr in America. Che se adottata bene e se poi fatte le correzioni adeguate, risolve tantissimi problemi ai pazienti, ok? Quindi, morbida, adesso rifaccio lo stesso test. E le gambe sono pari, vuol dire la correzione è andata a buon fine. Vediamo il sacro laterale. Ok, adesso faccio un piccolo test. Vediamo se c'è un blocco sacroiliaco. Qui sarebbe più un AS. E va bene. Braccio sinistro dietro la schiena. Ed è positivo perché il test, perché si accorcia la gamba sinistra. Rimane corta, quindi vuol dire che il blocco è a destra. Braccio giù. Abbasso un pochino, eh. Qui c'è L4, qui c'è L5.
Io sento con la palpazione i vettori, sembra posteriore, superiore, interno. Ok. Rimetti il braccio sinistro dietro. Adesso le gambe sono pari. Vediamo anche faccette, va bene. Vediamo se non c'è una componente inferiore, no? Ok, una componente laterale. No, ok, braccio giù. L'altro braccio dietro. Ecco, anche questo è positivo perché si accorcia sempre la gamba sinistra, però diventa pari. Quindi questo sarà un blocco più a sinistra. Braccio giù. Sì, qui. Ah, poi io non ti ho chiesto i livelli delle ernie, ti torna alle 4, alle 5, alle 5, 6, 1? Sono, hai visto? Non me l'aveva detti, ma... Ok. Rimetti il braccio destro dietro? No, in questo caso la gamba rimane corta e io decido di aggiustare. Quindi, vienimi sdraiata sul fianco destro, per favore. Rilassata, eh? Se ti contrai rischi di sentirti un po' di fastidio, invece se rimani rilassata andrà tutto bene. Lascia, bravissima. Qua. Ecco fatto. Pancia sotto. Hai avuto male? Aspetta che ti abbasso qua. Braccia giù. Ah, così va bene. Braccio destro dietro. Adesso le gambe sono pari, ok? Controllo anche gli altri parametri, faccette, vediamo se c'è inferiorità, no, vediamo se c'è lateralità, no, braccio giù, tutte e due le braccia dietro, qui va bene, c'è un po' di lateralità, di inferiorità, giù, stelle 2. Tutte e due le braccia dietro, sono così, adesso è pari. Ok, braccia giù, alza solamente un po' la parte sinistra del bacino e vieni giù. No, non la gamba giù, allora, ricominciamo da capo, morbida. Alza solo un po' la parte destra del bacino, sì, scusami, sinistra, adesso appoggiala. Ok, qui va bene, perfetto. Adesso braccia qua giù, anche l'altro, bravissima. Fastidio qua? D7, stava con L3 in realtà. Anche un po' di 11. Eccolo lì, fatto male? Sì o no? Nì, ok, non so, D11 è rognosa, lo so benissimo perché l'hanno aggiustata anche a me la settimana scorsa e non è una vertebra facile da aggiustare. Ok, adesso tornami a pancia in aria. Qui eravamo già pari. Mano qua, bravissima. Morbida, lascia, ecco fatto. Questa qua, sul collo, la mano sul collo, bravissima, lascia, ecco fatto. Adesso questa tocca al trapezio e questa tocca l'altro, bravissima. Spingi su, oh, spingi su. La senti la differenza rispetto a prima? Puoi allacciare il pantalone, cammina un po', mi dici come ti senti? Bravissima, ecco, chi ha La vita, le io la faccio. ernie, fammelo dire, chi ha le ernie deve sempre alzarsi come si è appena alzata lei, perché se ci si alza così dal letto è come quando si dà un morso a un hamburger bello imbottito, se do un morso qua esce tutto da dietro e può succedere la stessa cosa ai dischi della colonna, quindi brava. Cammina un po', dici come ti senti? Leggera. Meglio? Sì. Ok, adesso
Vieni seduta qua. Scivola avanti col sedere. Ok, appoggiati. Bravissima. Hai fastidio qua? Infatti, lo sospettavo. Rilassata, è un blocco occipitale. Lascia. Rilassata. Eccolo lì. Ok. Meglio? Ok, Greta, sistemata. Ti senti meglio? Grazie, sì. È stato un piacere. L'importante è che stai bene. No, grazie. Questo è tutto quel che conta, che i miei pazienti stiano bene. Per il resto... non è rimessa bene, però adesso stai migliorando e la cosa qui sarà darti stabilità, lì è l'obiettivo, ok? Perché adesso io ti ho messa in condizione di stare bene, ok? Però tu sei ancora vulnerabile a delle ricadute e la sfida, in un caso come il tuo, è darti stabilità, okay? Ok? Quindi renderti resiliente alle ricadute. Quindi confermi che stavo male sia a livello di cervicale sia a livello... Confermo lombare. E sottoscrivo. Va bene. Va bene? Grazie. Figurati, ti puoi preparare.